Una sanità migliore si costruisce con il cuore, il rispetto, la dedizione per ogni persona. Viviamo in un momento storico dove la sanità dovrebbe rappresentare sicurezza, accessibilità e rispetto per ogni individuo. Però per molti non è così, la realtà è diversa. Ci sono troppe persone costrette a rinunciare alle cure di cui hanno bisogno a causa appunto delle liste d'attesa interminabili nella sanità, costi insostenibili o limitazioni geografiche che li costringono a cercare soluzioni all'estero, lontano dalla propria terra, dai propri affetti. Questo non è né giusto né umano. Credo che una sanità corretta debba guardare alle persone come persone, non come numeri. Dietro ogni paziente c'è una storia, una famiglia, delle speranze. Non possiamo permettere che queste siano schiacciate da un sistema che spesso sembra indifferente ai bisogni reali delle famiglie. La passione per il cambiamento, questo deve guidare appunto il cambiamento, che non è solo una parola, è un'azione, un impegno quotidiano. È la voglia di migliorare costantemente, di non fermarsi di fronte alle difficoltà, ma di vedere in esse, nelle difficoltà, un'opportunità di crescita. Innovare non significa solo applicare nuove tecnologie, significa mettere le persone al centro, ascoltando le necessità, comprenderne le loro paure, lavorare insieme per costruire un percorso di cura al paziente che sia realmente accessibile e umanizzato. È un impegno verso ogni persona. Penso che non è più accettabile che la qualità delle cure dipenda dalla possibilità economica o dalla fortuna di una famiglia. Credo che in un sistema sanitario che non faccia distinzione, che offra a ciascuno una possibilità concreta di essere curato con dignità. Questo significa che ogni paziente deve sentirsi accolto, rispettato, compreso, indipendentemente dalla sua condizione sociale, dal luogo in cui vive. Dobbiamo abbattere le barriere che separano le persone dalla salute e offrire percorsi di cura personalizzati che tengano conto delle reali esigenze di ciascuno, di ogni paziente. Dovremmo andare verso una sanità umanizzata, di eccellenza. La sanità del futuro è una sanità che non si limita a curare le malattie, ma che si preoccupa della qualità di ogni paziente, che faccia prevenzione. Le innovazioni devono servire per restituire la dignità e la speranza alle persone, per garantire a ciascuno una cura attenta, empatica, rispettosa. Credo fermamente che sia possibile costruire un nuovo sistema che non lasci indietro nessuno, un sistema che ascolti, che accompagni, che dia valore a ogni singola vita. Per questo bisogna costruire insieme un nuovo futuro. Questo che ti sto raccontando oggi è il mio pensiero, un manifesto, non è solo un ideale, è una chiamata all'azione. Chiedo a chiunque condivida questa visione di unirsi a noi, condividere questo video, di contribuire a creare un sistema unitario, di essere orgogliosi di questo sistema che non consideri l'eccellenza come un lusso, ma come il diritto umano per tutti. Possiamo costruire un servizio sanitario migliore che rispetti la dignità di ogni persona, che guardi oltre gli ostacoli, che si impegna a dare sempre il meglio. Con umiltà, ma con fermezza, possiamo dare vita a una sanità che rappresenti un'alleanza vera tra medico e paziente, basata sulla fiducia e sulle comprensioni reciproche. Questo è il mio impegno e questo è il nostro dovere e questo è quello in cui credo. Ricostruire il rapporto di fiducia tra medico e paziente, che sta venendo perduto e calpestato. Un saluto da Dottor Palmas.